Ciao a tutte e tutti e bentornati a una nuova puntata di Matrix dentro di noi, il format che una volta a settimana vi porta alla scoperta dei meandri dell'Italia che cambia e soprattutto che ci guida alla ricerca di nuovi e antichi punti di vista, nuove e antiche forme di pensiero. La domanda che ci muove è sempre la stessa: la realtà è veramente quella che percepiamo? O i nostri pensieri guidano la nostra percezione in modo spesso superficiale e approssimativo? Oggi ci confronteremo con un maestro in tutti i sensi di queste tematiche e più in generale di professione, Danilo Casertano, ex maestro di strada, fondatore degli asili nel bosco, oggi scuola nel mare del bosco di Ostia e soprattutto uno dei massimi rappresentanti in Italia dell'outdoor education, la scuola all'aperto, mai come in questi giorni di attualità, se ci pensate. Un periodo in cui siamo tutti chiusi, quanto sarebbe bello essere invece all'aperto. Oggi, tra le mille altre cose, comunque Danilo Casertano è anche presidente dell'associazione Mannes e di Scuole Naturali, ma avremo modo di approfondire con lui tutte queste cose e molto altro ancora. Con Danilo parleremo quindi ovviamente di educazione, scuola, bambini, futuro, no? Come si può parlare di futuro senza parlare di bambini e anche di presente, se ci pensate, mai come in questi giorni, anche qui sembra che ci siamo un po' dimenticati questi bambini, sembra che siano solo un veicolo potenziale di un virus e nulla più. Prima di entrare nel vivo della puntata, quindi vorrei condividere con voi alcune riflessioni di questi giorni. No? Arriviamo dal 25 aprile, la liberazione d'Italia, festeggiamenti più o meno sentiti, più o meno veri. Io ero lì a casa come tutti voi e mi sono reso conto di quanto fosse surreale parlare di liberazione in un momento in cui eravamo impossibilitati per legge a uscire di casa. Questo non significa che stia dicendo che è giusto o sbagliato una determinata legge, ma proprio una riflessione di cos'è la libertà. No? La libertà, qualcuno diceva partecipazione, diceva grande Giorgio Gaber, ma forse non è solo quello. Matrix è dentro di noi, ci porta a riflettere, come sapete, sulle gabbie mentali che limitano i nostri movimenti, ma ancora di più quelli interiori che quelli esteriori. E allora mi sono chiesto, cosa significa essere liberi? Liberi da qualcosa? Liberi di fare qualcosa? Liberi, liberi, diceva Vasco Rossi, ma da che cosa? No? Il tema della libertà è un tema fondamentale, è un tema complicato perché libertà vuol dire responsabilità. Poi anche Danilo spesso mi insegna, anche quando si parla di scuola, scuole libertarie, non libertarie, ovviamente la libertà è una parola facile da affermare, ma molto difficile da praticare. Io non sto anche qua, come sempre, dando risposte, ma mi sto proprio interrogando su questo senso. Si può definire libero un umano che di fronte a una pandemia ha bisogno di leggi? Cioè noi siamo liberi se per evitare che come dei dementi andiamo a infettare tutti, ci devono chiudere in casa e obbligarci a non allontanarci a 200 metri, non puoi uscire col partner, non puoi portare fuori tuo figlio, perché sennò infetti tutti, perché c'erano dei dementi che magari al parco stavano tutti a contagiarsi, allora dobbiamo chiudere tutto. Non è paradossale inseguire le singole persone in lande desolate? Non so se avete visto queste immagini di un tizio che era in una spiaggia abbandonata che prendeva il sole, sono arrivati due in motocicletta, no? E ovviamente quel tizio stava trasgredendo la legge, quindi i poliziotti giustamente lo stavano interrogando, ma l'obiettivo qual è? È punire chi trasgredisce una legge o impedire la diffusione di un virus? In un popolo educato e consapevole non ci vorrebbero leggi in questo momento, no, ma ci vorrebbero persone consapevoli che evitino certe cose. Ma forse, ed è qui, arriviamo, dici che c'entra tutto questo pippone che ci stai facendo col tema di oggi, è perché un popolo consapevole probabilmente è un popolo che è stato educato in modo consapevole. E quindi se vogliamo andare oltre i decreti legge che limitino la libertà e verso una popolazione civile consapevole, a noi piace tanto criticare gli italiani, che, no? Dobbiamo ripartire da là, dalla scuola, dall'educazione, dalla costruzione dei cittadini e delle cittadine del futuro. Ed è questo che affronteremo con il mitico Danilo Casertano, che quindi vorrei tra poco introdurlo, e più che soffermarci sugli esami all'aperto, al chiuso, i voti, le varie beghe di questo periodo, vogliamo parlare con lui proprio del se voglio, perché sono io che lo interrogo, lo intervisto, lo interrogo Danilo, ti interrogerò oggi, perché lui è già lì che ci guarda, vogliamo discutere sul senso stesso della scuola e dell'educazione. Danilo, intanto benvenuto e come stai? Ma un trionfo, ti direi, dai. Trionfo. Ma sì, perché questa pandemia, questo stare chiusi effettivamente ha liberato dentro di me tante energie e tanta immaginazione. Tu sai che sono sempre stata una persona che, diciamo, davanti alle regole ha sempre viste in maniera un po' strana. Ma non perché fossi uno che voleva contestare le regole e basta, ma perché
se una regola mi sembrava ingiusta, bisognava secondo me cambiarla. Allora, che cosa succedeva? In questa situazione, ovviamente c'erano delle tematiche mediche che andavano, ovviamente, vanno tuttora oltre le mie capacità, ho fatto un po' quell'esercizio, no, della sospensione del giudizio, no, dell'apoche. Ho detto, vabbè, fermati un attimo, Dani. Tu lo sai, noi eravamo in viaggio a fare il documentario della scuola che cambia, ho avuto notizia della pandemia mentre stavo in un aeroporto in India per tornare, a quel punto domandandomi se sarei riuscito a tornare appena in tempo. In quel mese lì, nel mese di febbraio, io ho fatto 26.000 chilometri viaggiando e quindi ti puoi immaginare che cosa può essere stato così, finire a casa da solo e così, lontano dai cari, dagli affetti. Però come Salgari ha scritto, no, Sandokan, stando a casa, non è manco mai stato da nessuna parte, devo dire che a me questa pandemia mi ha portato proprio questo, no? Mi ha portato a immaginare ancora di più come poter cambiare la scuola, ma quello ce l'avevo già abbastanza chiaro, però mi ha permesso veramente di stringere dei legami con delle persone che anche come stiamo facendo adesso, no? In maniera diversa. Quindi mi ha fatto veramente rivedere il mondo digitale in una dimensione come una rivoluzione antropologica per il mondo dell'educazione. E quindi veramente mi ha scatenato un mondo, tu lo sai, per me la natura è fondamentale, ma non sono mai stato un nemico della tecnologia, l'ho sempre guardata con un interesse, una curiosità pazzesca, e oggi io ti posso dire che questa rivoluzione digitale effettivamente può diventare, come tutte le grandi cose della vita, o una grandissima trappola, ma una trappola che è di più di qualunque trappola che noi possiamo mai poter avere mai immaginato, o una liberazione totale dell'educazione, ma proprio una liberazione infinita. Cioè, io credo che in questo periodo veramente abbiamo rimesso al centro che cos'è l'educare, no? E io mi è venuto in mente, ho scritto un post qualche giorno fa dicendo che se questo coronavirus avrà ucciso la scuola del Novecento, allora quando sarà tutto finito io andrò a fare il funerale con gratitudine, ma anche con un senso di liberazione di un qualcosa, come un sistema educativo che era morto da veramente tanto, tanto, tanto tempo e che ora ha questa possibilità di fiorire e rinascere. Ecco, in questa chiacchierata approfondiremo proprio questo discorso, il tema del sistema educativo e addirittura appunto mi piacerebbe chiederti anche perché lo consideri morto, ma prima, rimanendo ancora un attimo più sul generale, ti chiederei, cosa mi ha colpito dei discorsi dei giornali, dei media e anche dei discorsi del Presidente del Consiglio di questi giorni è proprio l'assenza dei bambini, non solo della scuola, perché quando si parla di scuola se ne parla anche qui come istituzione, come gli esami, i voti, i programmi, i genitori come fanno, che devono la babysitter, dove lasciano i bambini, in pochissimi, come esseri umani probabilmente in tanti ce lo stiamo chiedendo, ma nel dibattito pubblico i bambini sono proprio assenti, no? Non vengono pronunciati nei discorsi del Presidente del Consiglio, non vengono... Che fine hanno fatto i bambini? Cioè, tu tra l'altro sei anche padre, no? Più volte padre, cioè, tanti figli. Non li devorate. Te lo chiedo anche come padre, oltre che come maestro. Secondo te, com'è possibile che stiano scomparendo dal dibattito i bambini? Allora, secondo me ci sono vari motivi, no? Ovviamente penso che chi parla e si trova in ruoli di potere o ruoli di responsabilità ha molti meno problemi a gestire i bambini di quanti ne le abbiano le persone normali, perché mai come in questa situazione la differenza, no? Mi piaceva molto quell'immagine che diceva stiamo tutti sulla stessa barca. No, siamo tutti nella stessa tempesta, ma in barche diverse. C'è chi c'ha lo yacht, c'è chi c'ha la zattera e c'è chi non c'aveva manco la ciambella di salvataggio. Quindi ovviamente nel momento in cui tu hai dei giardini, spazi verdi, io per esempio i miei figli, quelli più piccoli, sono fortunati perché sono fortunati in questa sfortuna perché vivono in campagna in Toscana e il loro vicino è a un ettaro di distanza, quindi comunque diciamo la dimensione della natura loro se la possono vivere, è cosa che è completamente diversa da un vicolo di una periferia di una grande città o una famiglia di 5-6 persone, nonna, nonno, e che stanno in 50-60 metri quadrati.
Quindi ovviamente che chi non ha il problema, chi non lo vive, probabilmente nemmeno lo considera. E questo è un aspetto. L'altro aspetto, secondo me, non ne parlano, spero perché ne hanno paura o vergogna. Cioè nel senso che affrontare questo tema significherebbe veramente dire oh, stiamo zitti, non dimo niente, perché poco a poco tu dici qualcosa, è enorme. Io lo dico anche ieri, il Presidente del Consiglio, nel momento in cui è stata fatta la domanda sulla scuola, lui ha risposto sull'assunzione degli insegnanti, che di nuovo è come dicevi te, rispondere all'apparato, al sistema. A me è piaciuto molto, ma probabilmente perché sono donne, come si sono comportati il ministro norvegese e neozelandese, che hanno proprio fatto un discorso ai bambini. Perché noi c'è sempre questa cosa che i bambini sono scemi, no? I bambini sono piccoli e quindi sono scemi, come se poi uno fosse basso e fosse scemo. Cioè non è quello, no? I bambini sono persone. Piccole, basse, quello che vuoi, però sono persone. E quindi rivolgersi a loro come persone sarebbe stato sicuramente un grandissimo gesto di educazione. Cosa gli hanno detto, Dani? Mi sono perso i discorsi a cui fai riferimento. Che cosa hanno detto ai bambini? No, è stato bellissimo. Si sono proprio rivolti ai bambini, li hanno rassicurati, hanno cominciato a parlare, ma hanno proprio parlato a loro, cioè si sono proprio rivolti ai bambini, hanno fatto un discorso ai bambini, non ai genitori. Quindi tu c'hai il tuo, che quello è il tuo presidente, è anche tuo, anche se sei piccolo. E quindi certo, hanno pensato giustamente di rivolgersi a loro. Cioè quella della Neozelanda, se non mi ricordo proprio male, era proprio lei, cioè aveva il pupazzetto. Cioè si era presentata con il pupazzetto, che anche lì non è banalizzare, è proprio dire cerco di parlare ai bambini con il linguaggio dei bambini, non significa fare gnè, ma cercare, no, di trovare un modo e anche farli sentire importanti. Questo sì, questo non è avvenuto e ti vedo, cioè sarà avvenuto perché, vabbè, non ne parliamo, perché se ne cominciamo a parlare diventa una tragedia. E quindi questo è per rispondere un po' alla tua domanda in generale. Poi sul discorso sul senso dell'educare è qualcosa di veramente grande, ma e se vuoi io te lo metto insieme al discorso del digitale, cerco di mettertelo insieme. Allora, sicuramente l'essere umano per tantissimo tempo, tutta la trasmissione del sapere era legata a un saper fare, a un saper essere. Perché? Perché l'uomo era un essere che ancora non aveva codificato la scrittura e quindi non c'era il sapere cristallizzato. Nel momento in cui tu scrivi, il sapere si cristallizza e quindi diventa potere. Tu ricordati, no, tutta quella grande trasformazione e anche tutta quella resistenza che un Platone stesso aveva nello scrivere. Poi è stato uno dei più grandi scrittori dell'umanità, però all'inizio c'era proprio la remora dello scrivere, no? Quindi immagina e ricordati, no, come Omero, come tutte le tradizioni erano tutte orali, no? Ma perché nell'oralità c'è la possibilità di un cambiamento, no? Tu guarda tutta l'opera filologica dei fratelli Grimm, quante versioni di Cappuccetto Rosso, quante versioni, ma alla fine loro ne hanno trovata una e l'hanno cristallizzata. Poi per fortuna, o per sfortuna direi, è arrivata a Disney e ha ricambiato tutto un'altra volta. Perché? Perché ti fa capire che la conoscenza, nel momento in cui tu la vuoi ingabbiare e cristallizzare, diventa manifestazione di potere. Però tutto questo processo è stato lento, no? Ricordati sempre con la Bibbia, una volta che l'hanno scritta, cioè ci sono tutta una serie di questioni, no? Che fino a un certo momento il sapere è fluido. Però ripeto, all'inizio era un sapere essere, un saper fare. Tant'è vero che la parola scuola proprio viene da scolè, che il significato sostanzialmente è tempo libero, è ozio. Perché? Perché era il momento in cui tu effettivamente ti potevi dedicare alla sofia. Cioè tu ti potevi veramente dedicare alle attività che non fossero legate a un sapere pratico, no? Quindi non erano legate a una praxis, una poiesis, non erano legati a un obiettivo, no? Cioè erano veramente un discorso filosofico molto molto grande. Cioè non era legato a una produzione, no? Principalmente a un discorso di poiesis. Quindi erano legati veramente ad altro. Quindi la scuola era solo quella, ok? Quella veniva considerata la vera scuola. Il resto era un vivere, ok? Un vivere che era legato su un fare. Poi a un certo punto che cosa succede? Ma è stata una cosa lenta, amico mio. Cioè voglio dire, ricordiamoci che i romani due o tre cose l'hanno fatti e sono stati diversi secoli senza un sistema di scuola codificato, no? Quindi c'erano i mentori, c'era tutto un altro modo, ok? Si imparava da più fonti, avevi più maestri, avevi tutto un sistema molto complesso. C'erano le cerimonie collettive, no? Quindi c'erano gli spettacoli, c'erano
che erano momenti, immagino, no, nel mondo greco, come si educava attraverso il teatro, no? Quindi c'erano le tragedie, poi c'erano gli intervalli, no? Due o tre commedie per spezzare, e poi ribabom, e facevi queste classi collettive, no? Un Alberto Manzi alte litteram, un Alberto Angela alte litteram, cioè, però perché lo puoi fare a livello collettivo. Poi purtroppo la scuola, quando diciamo che la scuola come l'abbiamo vissuta io e te è di derivazione ottocentesca, dai primi ragionamenti settecenteschi, che però derivavano veramente da una parte da questa bellissima considerazione dell'illuminismo, no? Un sapere per tutti, quindi da una parte è una cosa bella, dall'altra parte dobbiamo formare dei soldati, e quindi un sistema prussiano di reclutamento che poi diventa un sistema di produzione industriale sulla linea di fabbrica. E quindi se tu vedi la scuola, lì è stato magnifico Ken Robinson, no? Cambiare i paradigmi dell'educazione, ha fatto un cartone animato di 13 minuti che ti racconta perfettamente un po' la storia dei sistemi educativi. A un certo momento è diventata questa roba qua, cioè è diventata un... fammelo dire in maniera proprio brutale, alla Michel Foucault, è diventato sorvegliare e punire. Quindi tu hai un sistema di comando e controllo, ok? E per reggere il sistema di comando e controllo tu devi avere qualcuno che sorvegli e punisci. Quindi con croccantino, se hai fatto una cosa buona, voto buono, scossa elettrica, fino alla scossa elettrica quella più grossa, bocciatura, se hai fatto qualcosa di male. Dopodiché tu hai una divisione netta dello spazio e del tempo, quindi questo è il tempo della scuola, poi c'è il tempo dello studio e poi un po' di giochi, no? Che è quella divisione proprio tayloristica del 8-8-8, no? 8 ore lavoro, 8 ore campo e 8 ore dormo, no? Quindi proprio, e queste divisioni così fatte con l'accetta, erano, le vedevi proprio incarnate di come sono fatti gli edifici scolastici, no? Quindi sezioni di spazio e di tempo, unità definite, dove alla base c'è, sì, quest'idea romantica del professore che insegna, bla bla bla, sì, nella migliore delle ipotesi, ma tutto sapere già precostituito e precodificato, dato dei libri, perché i libri sono la codifica del potere, perché nel libro c'è scritta la verità, poi se pure è una cazzata è uguale, è sempre la verità, cioè tu vedi i libri del Risorgimento, andrebbero un attimino un po' riscritti, no? Vagamente, però. Ma così, una sciocchezza, però sono sempre quelli. E quindi, ma poi è un libro solo, è il libro di testo. Sì, quello, poi tu dici, vabbè, ma il professore può scegliere da tanti libri di testo, ma allo studente sempre uno gliene arriva. Ora, certo. Questa dimensione qua, finché magari ero ragazzino io, no, c'ho 43 anni, abbiamo la stessa età più o meno, no? Certo. Poteva avere senso, perché io per andare a fare la ricerca a casa mia non c'era l'enciclopedia e dovevo andare dalla figlia del colonnello, no? Perché lì, io, quindi, se non c'avevi i libri dove c'era una ricerca da fare su, che cavolo, non so, il cavallo bianco di Napoleone, e non ce l'avevo scritto da nessuna parte, dovevo andare a prendere l'enciclopedia. Oggi, per fortuna, questa cosa è finita. Quindi il digitale, in realtà, e questa pandemia ce lo sta dimostrando, che in realtà possiamo andare veramente al senso profondo della scuola, che è un saper essere, è un saper fare, è un tempo libero, è un sapere che nasce dalla collisione con altri saperi, è un sapere che nasce, che è autopoietico, sempre per usare queste parole fricchettone un pochettino, è autogenerativo, no? Io mi ricordo che quando feci una delle ultime interrogazioni, quelle poche volte che avevo studiato, è perché in realtà avevo trovato un'analogia tra Pirandello e Message in a Bottle dei Police, e quindi avevo preso il testo di Pirandello e il testo dei Police e all'interrogazione ho portato la canzone. E la professoressa non ha capito niente, però io sì, però rimase abbastanza colpita, eppure anche sorpresa, perché una volta avevo pure studiato, e che però nasceva da una collisione di saperi diversi. Ecco, oggi questa esperienza qua, grazie alla digitalizzazione del sapere e soprattutto della digitalizzazione degli incontri, può permettere veramente di tornare a un paradigma veramente autogenerativo della conoscenza, dove, citando i nostri amici di Ashoka, everyone is a learner, everyone is a teacher. E poi io aggiungerei every space, every knowledge, qualunque cosa diventa generativa di conoscenza. E così arriviamo a questo mondo di adesso che potrebbe portarci a qualcosa di buono. Esatto, esatto. Mentre parlavi mi sono preso un po' di appunti, quindi
ti dico così al volo, alcune cose che mi hanno colpito. Ad esempio, non so se ci hai fatto caso, sicuramente sì, le scuole, soprattutto le superiori, da fuori assomigliano molto ad alcuni carceri. Guarda, sistema Esatto, qua. che è molto inquietante. Con l'ora d'aria, quando sei piccolo, l'obbligo di eseguire gli ordini, i carcerieri, eccetera, eccetera. E, il lavoro, questa è la comparazione, mi è piaciuta molto tra il lavoro e la scuola, anche tornando al discorso che facevo all'inizio, no? È chiaro che se tu abitui fin da bambino un essere umano a, diciamo, obbedire a delle regole anziché a sviluppare una consapevolezza, poi da adulto, se vorrai che, ad esempio, una varangina infettare, dovrai esclusivamente, ripeto, che non vuol dire non trasmettere delle regole, ma il tema è scegliere di, soprattutto quando la consapevolezza cerebrale te lo permette, di seguire una regola perché la comprendi, piuttosto che avere il libro, no? Come le grandi religioni monoteiste sono tutte fondate su il libro, così anche la scuola in qualche modo diventa. L'altro tema è, una volta formavamo soldatini, oggi formiamo consumatori, no? E non a caso abbiamo i debiti e i crediti, che è un'altra, le parole sono importanti, i debiti e i crediti. Cioè, ragazzi, non c'è già i debiti, c'è il debito che fa. Ma perché così ti abitui? Ti Esatto, abitui a quell'idea lì, così ti entra nel linguaggio. Io l'ho sempre detto, no? La metamorfosi del voto è lo stipendio. Tu sei abituato a prendere dei voti e poi che sono numeri, e poi dopo nella vita tu prenderai dei soldi. Poi molto spesso nella vita chi ci aveva dei numeri alti a scuola, poi ha dei numeri alti pure all'altra parte. È così. e così Però guarda come che questo sta cambiando tutto, Dani, cambierà no, tutto. lo so, ma ora ci arriviamo, però è importante, anche se vogliamo celebrare il funerale, capire il perché, no? Nel senso che poi tu adesso sei ovviamente immerso anche in altre modalità e quindi quasi le dai per scontate, ma insomma là fuori ancora sia la percezione che il vissuto della scuola purtroppo è in gran parte quello, aspetta, fammi finire, Vai, vai, vai. è in gran parte quello classico. Il tema proprio anche dell'omologazione della scuola è tremendo, cioè questa cosa di isolare il bambino più riflessivo, il bambino più geniale, è quello che poi fa oggi, che fa la società in tutto, no? Cioè il diverso spaventa, ma non solo il diverso, l'immigrato, lo straniero o la persona con una sessualità diversa, ma è proprio la persona che pensa in modo diverso, più veloce, meno veloce, più rapida. E quindi ti volevo dire che tu prima all'inizio hai esordito dicendo ce se celebriamo il funerale sono contento. Ecco, che cosa vorresti, diciamo, lasciare andare con la scuola del Novecento e in che modo sta cambiando? Però prima di arrivare a che cosa vuoi della nuova scuola, dimmi che cosa non vuoi. Cioè, Allora, cosa lasciamo andare? sì. Allora, prima di tutto va fatta una premessa, altrimenti mi trovo in un pilastro di cemento. No, il vecchio detto, no, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Quindi che cosa vuol dire? Che persino in un carcere Nelson Mandela trova il proprio carceriere con cui stabilisce una relazione e poi ci viene fuori anche un bel film. Quindi non è detto che i secondini siano tutti quanti servi del sistema. E questo è fondamentale da dire, altrimenti passiamo una narrazione, un messaggio che la scuola, come istituzione è tutta uguale. La scuola è formata da persone. Il problema qual è? Che è un sistema che non permette, proprio basato sull'uguaglianza finta, perché l'uguaglianza non esiste. Non esiste l'uguaglianza. Massimo si possiamo parlare di equità, ma non di uguaglianza. Gli esseri umani non sono tutti uguali, non sono, siamo tutti diversi, Esatto, siamo tutti diversi. totalmente. Quindi il paradigma di partenza è tutti diversi. Gli insegnanti sono tutti diversi perché accidentalmente, anche se a volte non sembra, sono persone. No, perché purtroppo quando l'insegnante si trasforma, io dico sempre, no, c'è una mutazione del gene 104 e diventa impiegato pubblico. Nel momento in cui quel non abdica all'essere umano, diventa un esecutore di istruzioni e di ordini. E purtroppo il sistema difende l'esecutore di ordini. Quindi quello che io non voglio più è questo sistema gerarchico, omologatore, unificatore, che decide tutto, cioè che imbriglia le possibilità creative delle persone che invece di stare in comando e controllo vogliono stare in libertà e responsabilità. Cioè io ho girato tanto il paese e anche fuori, lo sai. Alla fine io degli innovatori della scuola, penso negli ultimi anni, non ti dico di averli conosciuti tutti, però quelli che sono, diciamo, non i singoli bravi insegnanti, ma gli insegnanti carismatici, i presidi carismatici, i personaggi legati al mondo della scuola in maniera carismatica, penso di averli incontrati tutti.
Ecco, la cosa straordinaria è che tutti loro sono di base tutti d'accordo. Sono tutte persone che, nonostante la spinta omologatrice, nonostante le invidie di tutti quelli che non volevano che loro facessero le cose, nonostante la pressione di anche dei genitori che avevano paura dei cambiamenti, nonostante le rimostranze degli insegnanti che non volevano perché non era nel mansionario, nonostante tutte queste cose l'hanno fatto. Quindi io vorrei che ci fosse un sistema che premiasse, ma non in termini economici, perché questa gente qua, lo sai meglio di me, manco vuole più soldi, non gli interessa il discorso di avere più soldi. Vuole più libertà, perché vuole prendersi più responsabilità. E queste sono le vere autorità. Quindi io voglio un sistema che abbia fiducia delle persone, perché questo sistema educativo, la sua grande pecca di base e di fondo è che non si fida. Perché mette prima di tutto il bambino nella condizione che il bambino è uno che non vuole fare niente. Che il bambino, se può scegliere, sceglie di non fare niente, perché non è, come dice Dante, no? Con Ulisse, no? Un essere che cerca virtù e conoscenza, no, di base il bambino è uno che è un pigro, no? È un indolente che va svegliato, va stimolato, no? I bambini vanno stimolati, che è una parola brutta, perché a me mi fa venire tutta una serie di viscere nella pancia, mi sembra più un lassativo, cioè stimolato di cosa? Non è quello, quindi è stimolato di credo, una volta che tu l'hai ucciso devi fare libera. Perché sta a morire. Quindi io vorrei veramente un qualcosa, un sistema che esce fuori dall'omologazione del sapere. Certo che io dico sempre, è ovvio che gli insegnanti mi dicono, vabbè, ma i programmi non ci sono più, ci sono le indicazioni ministeriali, quindi in realtà questa omologazione verticale del sapere non c'è più. E io dico sempre, sì, è vero, non c'è il programma, ma è morto, ma si è rincarnato nel libro di testo. Quindi io ogni volta che vedo i libri di testo, io già lo so che in parte o molta parte noi abbiamo quella verità, no? Quella tendenza a chiedere al ragazzo, al bambino, di ripetermi il libro. Ecco, io questa scuola che vuole ripetermi il libro, io non la voglio più. Io non voglio questa scuola che dà premi e punizioni. Io non voglio questa scuola settorializzata nel sapere, io non voglio nemmeno una scuola che mi divida l'accademico con il non accademico. Io voglio una scuola che non mi dica quando finisce. Io non voglio sapere a che ora finisce la scuola. La scuola deve, è quel processo, se la scuola è il luogo dove si impara, non deve chiudere mai. Mai deve chiudere. È ovvio che poi dopo l'insegnante impazzisce, dice, oddio, devo fare il terzo turno come in fabbrica. Ma non sei solo te. Non esisti solo te, non sei solo tu dispensatore del sapere e della conoscenza. Tu sei uno dei metodi. Poi ci stanno quegli insegnanti bravi a fare le lezioni frontali, ci stanno quei bravi insegnanti ad ascoltare, ci sono i bravi insegnanti che sanno vedere quello che fanno gli altri, ci sono i bravi insegnanti che sanno parlare bene con i genitori. Cioè gli esseri umani per fortuna sono vari. Ecco, io non voglio più ermansionare. Io non voglio più questa dimensione... No, lo devi fare, non lo devi fare, perché poi tutte queste cose qui sono a cascata. Il problema è che gli insegnanti sono tutti ex alunni, nel 90 e passa per cento dei casi è gente che non ha mai vissuto oltre la scuola. Dopodiché quando si accoppiano in cattività insegnante-insegnante, cose che accade abbastanza spesso, o vengono da dinastie di insegnanti, niente, loro vivono tutto in un altro mondo. E quindi questa divisione tra scuola e lavoro è l'altra cosa che io non voglio più, perché se va a passare come a scuola è il tempo bello, dei sospiri, degli innamoramenti, dell'imparare. E il lavoro come lo schifo, l'alternanza scuola-lavoro, no? Mandiamo i ragazzini a fare le fotocopie, mandiamo i ragazzi a servire al bar. Ma è una divisione classista, cioè è un concetto terribile. Io al bar ho imparato a vivere. Certo. No? Quindi anche questa scuola qui che è classista, che è veramente spocchiosa da sto punto di vista, io non la voglio più. Questa anche perché non la voglio più. Nel momento in cui torni a un concetto di scuola come luogo in cui imparare, scuola, l'alternanza scuola-lavoro non è altro che imparare, in teoria. È quella tecnica che ti dicevo prima, è quell'imparare a fare, che poi esatto. Oggi se vai in qualunque posto di lavoro... Di base tu capisci che questo lavoro che fai oggi, tra una settimana, tra un mese, potrebbe essere diverso.
ti faccio questa cosa qui sul lavoro che ti è piaciuta, ti faccio questa analogia. Nel momento in cui tu chiedi ad Adam Smith, no? Dov'è la ricchezza? La ricchezza, lui ti dice, è nell'accumulazione dei beni. Cioè, più beni hai, ok? E vuol dire che più sei ricco. Quindi, traslato nel mondo della scuola è chi ha più, chi sa più cose è più ricco. Però, per sapere queste cose, in una logica di scarsità, se ce l'ho io, non ce l'hai te. Quindi, se io ho i libri, e i libri si facevano a mano, e quindi se io ho i libri e tu non c'ho pa' avere il libro a mano perché io ho i soldi per farlo, e infatti lì arriviamo a Hegel e Marx, dove chi è che è ricco, chi ha i mezzi di produzione, ma è sempre visto in un bene che se ce l'ho io non ce l'hai te, ed è sempre un bene che si fa sulla leva della scarsità. Quindi l'insegnante chi è? L'insegnante è quello che ha la conoscenza. Tu che sei l'alunno sei quello che ha scarsità di conoscenza. Quindi io so le cose e tu le devi sapere, ok? Quindi in questa logica qui è lineare, è tutto trasmissivo. Oggi dov'è il tema? Oggi qual è la vera ricchezza? Si dice, tutti ci dicono che la ricchezza sono i dati, ok? I big data, la conoscenza. Ma a te ti sembra che oggi la conoscenza sia appannaggio di qualcuno solo e basta? No. Oggi la conoscenza veramente basta poco, poco, poco. Sono stati fatti degli esperimenti meravigliosi dove è cascato un tablet in villaggi spersi nel mondo, che, dove i ragazzini hanno potuto avere accesso al tablet, hanno imparato inglese, hanno fatto 3.000 cose. Ok? Quindi cosa, e la cosa bella di questa conoscenza contemporanea è che non è che se io ce l'ho te la tolgo a te. Ma anzi, perciò si dice che è autopoietica, nel senso che è generativa di conoscenza di per sé. Dopodiché non è nemmeno interdisciplinare, è oltre anche l'interdisciplinare, perché è relazionale. Tu entri in relazione con qualcosa che sta dentro la scuola, soprattutto fuori la scuola, o va nel digitale, è una scuola a quel punto che ha cambiato completamente il paradigma, ma che corrisponde al nuovo paradigma del lavoro. Dopodiché è bellissimo perché va proprio oltre. Perché anche se tu vedi il mondo del lavoro, noi a un certo momento, ma oggi le cose, come fai a stabilire il prezzo? Come fai a stabilire il plusvalore di un dato? È complicatissimo. E quindi vedrai che più questa cosa, no, della definizione del prezzo, della definizione del lavoro, salterà, e più sarà più facile anche per la scuola capire la stessa cosa. Ti dico l'ultima bomba. Cioè, io non voglio più l'insegnante di ruolo, e qui adesso ho condannato la mia vita a morte, mi sento di sindacato. Esatto, fate. Ogni possibilità. Okay, è finita. Ma perché? Perché senti questa cosa qua. Cioè, ma io posso, oggi come oggi, a parte io non l'ho mai voluto, non ci sono mai riuscito, va a capire perché non l'ho voluto, perché non ero capace, di avere un impiego full time da dipendente a tempo indeterminato. È una galera. Sì. Quindi cosa succede? Quindi io cosa immagino? Che l'educazione che cos'è? È un contratto a tempo determinato? No? Dove? Ma è terribile. Io voglio che la conoscenza sia a tempo indeterminato, però non subordinato. No, ma ti fermo, Dani, anche perché sennò non riusciamo a approfondire gli altri temi. Ti anche qui, come prima, mi sono segnato alcune parole chiave che mi piace sottolineare. Da un lato, l'associazione tra la parola libertà e la parola responsabilità, che secondo me sono strettamente connesse. La parola nonostante, prima hai detto a un certo punto una serie di nonostante, la parola nonostante è un po' uno dei modi in cui io chiamerei Italia che cambia, che sono le persone che nonostante realizzano i propri bisogni, i propri progetti, cambiano le scuole e così via. Poi il tema, una cosa che a me ha sempre fatto riflettere, Danilo lo sa perché ci conosciamo da molti anni, io ho vissuto malissimo la scuola e sia come studente, come ragazzino, tutta la mia vita, ma anche poi da adulto continuando a frequentare. Questo sembra, però mi sono anche segnato, visto che continuo oggi a frequentare le scuole, anche con Danilo, senza negare che ci siano oggi insegnanti, maestri, professori straordinari dentro la scuola, pubbliche, private, alternative, non stiamo dicendo che non ci sono professori, professionisti meravigliosi, è il sistema generale che è da ripensare, da rivedere. Però detto questo, una delle cose che mi angoscia di più della scuola è proprio il modo in cui riesce a prendere questa fame di sapere, che è l'istinto naturale di ogni essere vivente, non solo di ogni essere umano, perché io adesso, tra le cose che faccio nella mia vita, studio, lavoro con i cani, il cane vuole imparare, quindi è facilissimo insegnare le cose, trasmetterle, perché
la scuola riesce a fartelo odiare, cioè tu odi andare a scuola, riesci a odiare anziché essere affamato, no? Dico, un bambino che ti chiede perché, poi va a scuola e non vuole sapere più niente. E l'altra grandissima sconfitta, secondo me, della scuola è quando ti dicono, questo più i ragazzini più grandi, io spesso vado nelle scuole superiori, e ti dicono, vabbè, che studio a fare? Tanto non c'è lavoro. Ah, premesso che anche questa cosa che ti danno il lavoro, per come sono fatto io, già mi innervosisce un po', il lavoro non te lo devono dare, secondo me te lo devi andare a costruire. Ma comunque l'idea che la scuola serva solo a ottenere il lavoro, e quindi se non c'è il lavoro non serve più, un'altra mega sconfitta, no? Cioè, nel senso, io vado a scuola per imparare, per capire, per comprendere. Come dici tu, il lavoro cambierà sempre più ogni 2 anni, ogni 3 anni, quindi il punto non è imparare neanche un mestiere, ma una forma mentale. E quindi mi taccio e ti ridò la parola, Dani, andiamo verso il sogno, ma come tu sai fare il sogno concreto, cioè la nuova scuola, quella anche a cui stai lavorando, come deve essere, cioè come andiamo oltre tutte queste cose che ti ho detto? Allora, tu lo sai, io da sempre lavoro su queste cose qua e stiamo lavorando a questo. Allora, intanto parliamo sulle cose semplici, no? Cerchiamo di semplificare questo sogno. Quindi parliamo di luoghi e di persone. Intanto mettiamo queste cose qua, parliamo di luoghi e di persone. Noi dobbiamo, adesso, grazie a questo, a questa pandemia, ci troviamo a dover, lo rendo semplice, non lo voglio banalizzare, però lo voglio rendere semplice. Quindi rendendolo semplice parliamo di 3 luoghi, cioè il luogo indoor, il luogo outdoor e il luogo online. Quindi anche in questa pandemia dovremmo confrontarci su questa tematica qua. Ma poi, diciamo da indoor, outdoor, non diamo per scontato. Allora, quindi diamo, esatto. Quindi parliamo di luoghi fisici che sono dentro le strutture educative, oppure sono dentro, quindi dei luoghi al chiuso, dei luoghi all'aperto e dei luoghi digitali, mettiamola così, ok? Quindi cosa succede? Noi possiamo imparare in queste 3 dimensioni e noi dovremmo imparare a muoverci tra queste dimensioni. Noi stiamo studiando anche, anzi siamo già nella fase prototipale in realtà, di una piattaforma che aiuterà i genitori, gli studenti, gli insegnanti a cercare le lezioni e a proporre le lezioni in questi luoghi, nel luogo digitale, sia live, sia registrato, quindi sia nel mondo del podcast che nel mondo del live, da solo con altre persone. Stessa cosa nel mondo dell'outdoor, che potrà essere spazi naturali oppure spazi cittadini urbani, perché il luogo dell'outdoor è fondamentale per vivere la città. La città va abitata. Dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno, le città sono bonificate dai bambini. No, è come se non ci fossero più, sono sterilizzate, non li vedi. C'è soltanto qualcuno che come me magari sarà dimenticato di andare a scuola quella mattina per una serie di coincidenze, ma stiamo parlando, capito, sempre dei reietti della società. Quindi invece noi vogliamo che dal lunedì al venerdì la mattina girino anche delle persone per bene, no? Non solo come mette. Ma e quindi questa è una tematica, quindi il luogo dell'outdoor sia come contatto con la natura, perché dalla natura noi impariamo a vivere. Vedrai che cambiando questa abitudine delle scuole, vedrai che cambierà l'urbanistica. Io amo il connubio Boeri Mancuso per la riprogettazione urbanistica di quella cosa, di quel progetto meraviglioso a Prato dell'Urban Jungle, ma proprio nell'idea, no, di avere le città come giardini pensili di Babilonia, come li ho visti sull'High Line a New York. Quindi vedrai che portando fuori i bambini, portando fuori gli studenti, abitando la città, cominceremo a renderci conto che la vorremmo diversa, perché se la abitiamo la vogliamo diversa, se ci dormiamo e basta non vediamo niente e quindi poi dopo andremo soltanto sempre via. E questa cosa qui succederà e sta già accadendo, perché la domanda di outdoor education è in costante aumento. Io ogni volta mi stupisco come no, dico vabbè, mo sarà passata, è una moda, è finita, no? E invece no, invece aumenta, continua, è veramente un'autogenerazione totale. E poi dobbiamo ripensare questi spazi all'interno, no? Quindi va bene, ci sono gli spazi degli incontri delle classi, però ci sono tanti luoghi, ci sono i musei,
quasi tutte le parti del mondo e qualche eccezione anche in Italia, i musei sono delle aule, sono dei luoghi viventi, no? Sono al chiuso, ma ti raccontano tante cose. Tu con me l'hai visto, noi abbiamo cominciato a vedere i musei delle scuole, no? Ti ricordi il Malignani, no? Che certo. Aveva di meraviglioso, no? Cioè, ma guarda, adesso ci sono anche i musei aziendali che ti raccontano la storia di un'azienda. È importante che il bambino, il ragazzo entri a capire, no? I flussi, no? Che veda un telefono, quelli vecchi come usavamo io e te, e dice, ma che non capisce che serve, che è, no? E quindi fa prova e dice, ma che è sta cosa, no? Li fa entrare, no? in un discorso. E poi ci sono i luoghi digitali, no? Io, ma penso anche te, a quanto abbiamo imparato dai TED Talks, da YouTube, dai podcast, cioè veramente oggi c'è una quantità di meraviglie straordinarie, no? di conoscenza rispetto a questo. Quindi nella nuova scuola noi avremo bisogno di capire che possiamo e dobbiamo, e i ragazzi devono obbligare anche gli adulti a permettergli questa cosa in questi giorni di pandemia. Quanti ragazzi hanno fatto loro i tutorial ai propri professori o maestri o maestre per insegnargli a usare G Suite, Zoom o quello che sia, perché magari la maestra non l'avevano manco mai aperto. Quindi anche qui intergenerazionalità straordinaria. E poi l'altra grande rivoluzione, Daniel, sempre per semplificare il concetto, e che è ovvio in una scuola che è aperta 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, non possono solo le persone, gli insegnanti col concorso e tutte le che glielo lasciamo, per carità, è costituzionale, va bene, non sto proponendo licenziamenti di massa, ma integrazioni con il terzo settore, con il mondo dello spettacolo. Adesso tu immagina in questo periodo di chiusura di tutti quanti gli eventi, no? Quanti artisti, quante produzioni teatrali stanno completamente all'aria. E il fatto che all'aria, proprio per dire, no, è metaforico, ma noi le vogliamo all'aria, no? Tu immagina, col distanziamento sociale noi non possiamo tenere più di tot bambini vicini. Ecco, allora tu immagina che tu vai 2 giorni a scuola e 2 giorni e mezzo, siamo democratici, e gli altri 2 giorni e mezzo vai ad abitare la città. E vivi performance teatrali all'aperto, vivi lo sport. No? E allora tutti quelli che si arrabbieranno, ma non è lezione, ah, allora i ragazzini stanno a giocare, allora lì mi dovrei tenere, Daniel, perché mi faccio carcerà. Perché Dani, io verrò con te, ma tu stai parlando di questo futuro prossimo come qualcosa, sì. Ne parli come di qualcosa di certo, diciamo, è una tua speranza o hai proprio la conoscenza che stai parlando? Io ho sempre detto, entro il 2030... questa cosa qui sarebbe avvenuta certamente. Ci sono dei paesi, la famosa Finlandia, che è vero che lo stanno facendo. E nel nostro paese adesso si stanno aprendo degli scenari importanti. Io sono in contatto con diverse persone che queste cose che stiamo dicendo, che dicevano da anni, non è che ce ne siamo usciti adesso, questa cosa, ora stanno sul tavolo. E quindi noi siamo sul tavolo, e quello che dobbiamo fare, amico mio, e tu avrai anche una responsabilità in tutto questo, è che dobbiamo narrare che queste cose in realtà in questo paese c'è chi l'ha già fatte, cioè, certo, perché ci sono non solo gli insegnanti in questo paese, ma intere scuole, e noi ne abbiamo vista già qualcuna, no? Dove allora, su questo ci torniamo tra poco, sì. Siccome hai detto una cosa importante, no? Forse provo a riassumere un attimo. Allora, tu immagini un mondo a breve termine, cioè fra poco tempo, in cui la scuola sarà in parte al chiuso, in parte all'aperto e in parte sul web. La parte al chiuso, ripensata, migliorata, però più o meno è la scuola, diciamo, di sempre aggiornata e migliorata. La parte web, tutto quello che hai detto. Ma forse la parte più innovativa, per chi ci segue da casa, diciamo, per chi non è esperto di... Qui si sta parlando proprio di portare i ragazzini, se ho capito bene, dalle primarie alle secondarie. No, l'outdoor, soprattutto lo 06, ancora di più. Ok, però tu immagini questa cosa solo per lo 06 o lo immagini anche per... Per tutti. Quindi il ragazzino, il bambino, il ragazzo, ragazza, nella parte educativa scopre il mondo vivendo il luogo, che siano i boschi, i prati, le spiagge, la città, in base al contesto in cui vive, quello è il suo mondo, quello è il suo ambiente naturale.
E giustamente dicevi, accanto agli insegnanti, tra i maestri e i professori che hanno fatto il concorso e tutto, tutta una serie di figure, da teatranti al falegname. Tutto il terzo settore, l'assistenza, tutto. La prima cosa che immagino che chi ci sta guardando pensa è: sì, ma con che soldi, no? Che poi quello è spesso un grande tema. Lasciamo stare adesso quello che dicono i politici o meno, proprio la domanda che io chiedo a te, che tu spesso mi hai studiato anche questi aspetti. I soldi ci sono, è solo una questione di come si usano, anche per un modello così più ampio come immagini tu, o tocca trovare dei soldi per fare tutte queste cose? Per implementare tutta questa roba qui ci vogliono soldi in più, quindi ci vuole un New Deal che investa sulla conoscenza. Ma vedi, qual è una cosa che io ho imparato un po' studiando? Intanto studio, faccio finta di studiare davvero. Ma cioè, quando muore un lavoro, cioè quando con i treni e le macchine, ovviamente i maniscalchi e che ne so, io quelli che facevano le carrozze. Hanno perso il lavoro, hanno Certo. perso un lavoro e ne è diventato un altro. Ovviamente nella fase di passaggio c'è sgomento, non si sa come, ok? Però la questione è cercare di capire che a seconda dove tu indirizzi le risorse e le attenzioni, si crea economia su quella cosa lì, si creeranno dei nuovi modi di fare economia. In più vedrai che io sono convinto che questa cosa qui sta andando di pari passo con il cambiamento del lavoro e con il cambiamento del capitalismo, che probabilmente ha detto anche ciao ciao, abbiamo anche quasi finito. È come con la scuola, cioè sarebbe già finito da un po', però andiamo un altro po' avanti. Certo. Però è proprio accanimento terapeutico. È ovvio che per arrivare alla fioritura completa di questo campo forse ci vorranno questi anni che ti dico. Però la cosa importante, e lì deve essere secondo me molto forte la società civile nell'accettare questo, io ho sempre visto che fa molta fatica, perché la scuola, essendo stato abituato a tutti o nessuno, molto spesso si finisce o nessuno. Uno dei motivi per cui questa pandemia, no, anche in questa fase 2, mi lascia a volte un po' perplesso, no? Ma secondo te la scuola che sta a Milano può avere lo stesso sistema della scuola che sta a Pantelleria sulle Alpi Carniche o in mezzo ai boschi dell'Appennino? Cioè, si parla sempre di sovraffollamento. Sì, a Roma, a Napoli, a Genova, ma il sovraffollamento del paesino dell'Abruzzo, che amo, arrosticini, quello che ti pare a te. Ma è possibile che lì non ci sta la possibilità di fare distanziamento sociale? Poi magicamente a giugno col campo estivo lo potrai fare. Ma quindi è sempre però in questa logica che poi, o non lo so, è questa attitudine dell'essere umano a rosicare, quindi dice: se non ce lo posso avere io, allora non ce lo deve avere nessuno. Però questo è veramente un atteggiamento antisociale. Sì, ma è come aver chiuso in casa la gente che vive in micropaesini o in paesi, Appunto, quindi così come chi vive in metropoli, per no? finirti il pensiero è, quindi o noi accetteremo che questa fase di fioritura sarà anche asincrona, cioè che dovremmo dare un po' più di libertà e responsabilità a quelle situazioni che hanno i mezzi e le possibilità per portarle avanti. E io la mia proposta che sto facendo però è anche questa: compensiamo questi mezzi che alcune scuole già hanno, con un'attenzione specifica, e lì però le risorse, alla domanda che mi hai fatto, te lo dico già, ci sono, per le aree più esposte di fragilità. Quindi tu lo sai, io vengo da Ostia, noi siamo i maestri di strada di Ostia, Cesare Moreno è il nostro amico e padre spirituale dei maestri di strada napoletani, a cui noi dobbiamo tutto, no, per quanto riguarda delle cose. Abbiamo il nostro amico Massimo Vallati, no, a Corviale. Abbiamo CO2 che fa le cose educative in carcere, cioè abbiamo i nostri amici che stanno in Sicilia, lo Zen, al Librino a Catania. Cioè, ok, per poi dare sostegno di questa scuola così diversa, che poi, amico mio, fattelo dire da uno che poi quel mondo lì li conosce un po', in quei mondi lì già si fa scuola così, perché se non si fa scuola, eh? Certo. La scuola per le fragilità e le marginalità è già fatta dal terzo settore in molti casi. Yes, O abbiamo con l'aiuto della scuola, o in alcuni casi senza l'aiuto della scuola, perché la scuola non aiuta. E quindi in alcuni casi capito. bisogna fare da soli.
no? Dobbiamo fare da soli perché loro fanno più guai che altro. Quindi questo è quello che vedo io. Vedo una fase di transizione e poi una messa a sistema di tutto questo con un cambio di logiche di economiche e di lavoro. Ma io poi non lo so, amico mio, ripeto, io ho grande rispetto perché mi trovo in questo momento in una situazione veramente molto difficile. Cioè, da una parte vedo intorno a me la disperazione, la paura, il terrore, tutte queste cose qua, lo sgomento, cioè tutta una serie di emozioni, la rassegnazione in alcuni casi, la rabbia, cioè tutte cose che secondo me sono comprensibili. E poi in questo gruppo di persone che sto sentendo quotidianamente un entusiasmo e una fiducia di dire dai, forse stavolta riusciamo veramente a farcela. È veramente una sensazione particolare, amico mio, veramente molto. C'è un'Italia che cambia, come diciamo sempre. Quindi, ascolta, se andiamo verso la fine, ma ho ancora due temi da toccare. Intanto una piccolissima riflessione, quando parlavi del capitalismo, della scuola che sta crollando, ma continua andando avanti, mi viene sempre in mente quell'immagine, quello che cade dall'ottavo piano e al sesto dice fin qui tutto bene, al quarto fin qui tutto bene. Ma noi a volte stiamo vivendo questo. Senti, abbiamo parlato tanto di bambini, e poi ti farò ancora una domanda sui bambini, ma ti voglio fare una domanda sugli adolescenti, quindi che tu come maestro non hai seguito in prima persona, ma come studioso di scuola e promotore di... No, come maestro di strada sì, come maestro di strada era un adolescente. Sì, okay, sì. Perfetto. E, quello che ti volevo chiedere è, secondo te, cioè io un'altra figura scomparsa in questo periodo proprio dai media sono gli adolescenti, ma io mi immagino di essere a 16 anni, 17 anni, rinchiuso 2-3 mesi in casa, senza poter vedere nessuno, e senza che nessuno si ponga proprio il problema di questa cosa. Sì, è vero che posso chattare, vedere i video, eccetera, però mi immagino anche appunto chi sta per chiudere il percorso scolastico dopo 18 anni e non può farsi gli ultimi mesi a scuola. Qui te lo chiedo più come educatore che come insegnante. Secondo te come stanno vivendo questo periodo e cioè ci dobbiamo preoccupare oppure è un'età in cui sono talmente, non so, dimmi la tua. Amico mio, è sempre molto difficile parlare degli adolescenti, dei bambini, cioè parlare per termini grandi è proprio, fratello, è proprio una cosa difficilissima. Quindi io come al solito proverò a darti una risposta che cerca di racchiudere dei sottinsiemi, perché poi è così. Quindi di nuovo io farei delle differenziazioni e voglio raccontartele per come le sto intercettando, volendo vedere il bene e il male di questa cosa, no? Partiamo dal male così finisco col bene, sennò poi dopo così. Quindi partendo dal male c'è un aspetto, no? Già i ragazzi prima erano molto, gli adolescenti generazione Z, questi qui comunque di adesso, già molto abituati ad avere molte relazioni immediate, ok? Non proprio i meme, no? Due che stanno seduti vicini e che si mandano i messaggini da soli, ok? Quindi molto già addicted, no? A quella dimensione lì. In più molti adolescenti utilizzano la gamification, giocano molto online, quindi stare a casa non gli ha tolto tutto il gioco, perché molto del loro gioco è online. Persino la seduzione passa su canali online, quindi anche quello. Poi arrivar dunque no, però quelle dinamiche lì erano abituati ad averle anche a disposizione in quel modo lì. Poi c'è questa attitudine, no? Questa rassegnazione che dicevi tu, no? E vabbè, ma è così, ma che dobbiamo fare? È questo, no? Quindi, quindi un po' un atteggiamento così. Poi io sono convinto che da questa roba qua, e quindi già mi voglio andare verso il positivo, da questa roba qua usciranno anche tante cose straordinarie. Perché comunque sono convinto che tanti quei bravi adolescenti, quelle ragazze e quei ragazzi in questo periodo avranno covato qualcosa, ok? In più io amo questa generazione perché ho voluto superare quel paradigma che mi ero dato in testa della guerra e della lotta, no? Io per un po' di anni sono stato uno studente che comunque quando vedeva scioperi, quando vedeva occupazioni, rivoluzioni, gli veniva a bava la bocca e diceva dai, adesso si fa qualcosa, no? Quindi che aveva nel paradigma combattivo della guerra, io non adesso arrivo a delle cose quasi al limite della denuncia, no? Ma
che quasi, perché io sono nato come te no, negli anni 70, quasi comprendeva il concetto della violenza per un giusto mezzo. Ok, cioè io nella mia proprio prima gioventù dicevo vabbè, però se le cose non cambiano e questi hanno il potere, ma perché no, no? E poi ovviamente per fortuna studiando un po' di più sono arrivato alla non violenza, quindi quando ho capito che effettivamente la rivoluzione e grandi personaggi hanno fatto attraverso la non violenza, l'ho trovata come l'arma di costruzione di pace più interessante. Però no, non ero insensibile al fascino del famo casino. E quindi io per anni, negli ultimi anni, mi dicevano ma sti ragazzi, ma che fa, ma sono fatti del burro, ma è possibile che se cazzano, cioè, ma no. Poi dopo cosa ho visto? Ho visto invece questa voglia, questa consapevolezza diversa, no? Voglio vedere gli aspetti belli del Friday for Future, voglio vedere gli aspetti belli del movimento ecologista giovanile, voglio vedere l'aspetto positivo, l'aspetto autentico, no? Di connessione con la natura di tutti questi giovani che sono vegetariani, vegani o no, interessati a questi temi. Sono tanti, non sono pochi. Sono sicuramente molto di più di quelli di quando ero ragazzino io, ma in un numero alla N superiore. Okay? E quindi hanno una sensibilità completamente, completamente diversa. Quindi io mi voglio veramente immaginare questi ragazzi come questo seme, no, che è stato lì sotto e che poi a un certo momento fiorirà. Io, questa è quella parte positiva. Poi so che non è tutto così e che c'è chi è diventato ancora più dipendente da video, so che ci saranno stati episodi di violenza, so che ci saranno degli episodi di depressione, so che ci saranno un crescente, fratello mio, purtroppo crescente numero di ragazzi con disturbi alimentari, ragazzi con disturbi alimentari, con attacchi di panico. Io negli ultimi anni delle scuole sentire che quotidianamente nelle scuole c'era chi aveva attacchi di panico era una cosa che per me non si può sentire. Cioè, però è reale e mi immagino che nel futuro queste cose qui potranno anche aumentare. Perciò veramente io vorrei che i ragazzi, però allo stesso tempo, noi gli dobbiamo lasciare un po' di spazio, no? Dobbiamo lasciare un po' di spazio e io anche di nuovo lì mi dispiace che non abbiano pensato di trovare modi per dargli voce, no? Mi dispiace veramente tanto, ma perché, amico mio, è sempre la solita storia, la scuola è solo per insegnare, non c'è mai una scuola che è imprentata sull'apprendere, no? Ma perché non potevamo avere in questo periodo più voci dei ragazzi, no? Invece sempre sulle lezioni online ci dicono trollavano, inserivano link porno. Cioè tu hai sempre solo questa visione, no? Di questi ragazzi sempre così, no? Un po' sciatti oppure... No. Tanto Danilo, è anche questo una scelta, perché io in questi 8 anni che giro l'Italia, io e i miei colleghi e colleghe abbiamo visto ma decine e decine di progetti pazzeschi fatti da 19 e 20 anni, ma 20 anni nel senso di 20, non di 29, che già realizzano cose incredibili in campagna, in città, in periferia, dai Fab Lab alla tecnologia iper ai contadini, ragazzi che ripopolano borghi, coltivano la terra, che fanno appunto cose super tecnologiche. Cioè, quindi quest'idea del ventenne che non fa niente... Guarda, io ti dico, il collaboratore più stretto mio c'ha 22 anni. 22. Non si può fermare, Danilo. No, perché è un tema, prima accennavi il tema dell'immaginario, no? È una cosa devastante anche per i giovani non vedersi rappresentati in modo diverso, perché uno ovviamente costruisce la propria percezione di sé, soprattutto in una certa età, anche nel modo in cui la sua generazione viene rappresentata. Se io rappresento solo un pezzo, è chiaro che se non mi identifico mi sento strano, isolato, sbagliato, invece ci sono e sono tantissimi. Per questo comincio ad annunciare una cosa, perché è davvero tardi, Nanna. Allora, due cose. Uno, con Danilo stiamo facendo, lo dico per chi ci segue, se manca Paolo Cignini, il nostro mitico presidente di Italia che Cambia, nonché responsabile video, e Luca Solesin di Ashoka, questo tour per il viaggio nella scuola che cambia. Abbiamo incontrato una serie di istituti e di primari e secondari meravigliosi. Finito il lockdown ripartiremo e stiamo vedendo le esperienze che già adesso stanno costruendo un altro modello di scuola, e proprio a maggio inizieremo a pubblicarle, quindi volevo anche annunciare questa cosa, quindi potrete vedere su questi canali alcuni dei video che abbiamo realizzato, dove Danilo sarà il mattatore di questi incontri.
siamo andati in giro appunto a intervistare, a raccontare, prima citavi il Mamma Anima, insomma sia quello che scuole all'aperto e così via. E, il tema della scuola sarà fondamentale quindi nel nostro racconto di maggio e giugno e con Danilo stiamo ragionando, anzi Danilo sta portando avanti una serie di iniziative che noi diciamo, appoggiamo e accompagniamo, non so se vuoi annunciare qualcosa su questo. No, è ancora presto. No, quindi stiamo zitti. Ti faccio una domanda, ma ti chiedo di rispondermi veramente in un minuto. La scuola outdoor per adolescenti è possibile oppure no? Cioè, scuola all'aperto per adolescenti che cosa può voler dire? Perché un bambino lo capisco, ma uno di 15 anni, 16 anni cosa fa all'aperto? Fa tante cose. Allora, in realtà può fare biologia con la natura, può fare sostenibilità, può capire come funziona il mondo produttivo, può fare service learning, quindi si può mettere a disposizione degli altri e imparare cosa significa mettersi a disposizione del prossimo e quindi imparare soft skills nel mettersi a disposizione del prossimo. Alternanza scuola-lavoro è già outdoor education, quindi integrarla, potenziarla. Significa abitare la città, significa andare a vedere i luoghi, significa poter fare storia, significa poter fare filosofia con una peripatetica, con una passeggiata. Significa fare salute, significa non fare quelle 2-3 ore di educazione motoria, ma farne molto di più. Significa vivere, cioè la scuola è quello. L'immagine di Platone e Aristotele che ci dà Raffaello non stanno seduti al banco. L'accademia è un luogo indoor, outdoor, dove si cammina, si discute e si parla. Quindi è questo. Questo è davvero la scuola che anch'io voglio, a cui voglio partecipare, e se ho dei figli voglio mandarceli, e vorrei anche un paese, un'Italia, ma un mondo direi, che non è più diviso a scatole. A me è una cosa che colpiva anche da ragazzo, era i bar dei giovani, i bar degli anziani, poi sono stato in Irlanda e avevo visto che c'erano negli stessi pub il bambino e il nonno, c'è anche questa cosa di rompere un po' questi confini, chiaro che ci sono diverse esigenze, ma come dicevi tu prima, c'è anche l'intergenerazionalità, ho detto bene, è fondamentale. Se non hai altro, io ti faccio un'ultima domanda che esce un po' dal tema scuola, quindi prima ti chiedo, vuoi dire ancora qualcosa su questo? No, dai, c'è un mondo da dire, andiamo avanti. Esatto, infatti già ti invito a tornare in una delle prossime puntate, perché è davvero un tema che ci vorrebbero mesi e mesi, e affronteremo comunque anche questa settimana, saremo entrambi ospiti di Macro Librassi. Esatto. Live, quindi tra venerdì e domenica troverete sia me che Danilo una serie di interventi, insomma ci intrecceremo presto. Dani, ti faccio un'ultima domanda che non è legata ai minori ma all'infantilizzazione, cioè questo non so dove ho letto ma mi ha molto colpito che il modo in cui siamo stati trattati un po' tutti in questo periodo storico è stato, in questo caso usato in termine negativo, un'infantilizzazione dell'essere umano, cioè si è deciso di trattare l'umano come un bambino, ripeto, in senso negativo, cioè nel senso a cui devi imporre delle regole perché non puoi, se no farai il male della società. Secondo te, da educatore, era l'unico modo perché siamo ancora troppo acerbi, o come educatore ci sono altri approcci possibili? No, sicuramente si doveva, secondo me, continuare cercando di capire che non tutti i posti erano uguali, cioè bisognava continuare a cercare di mantenere chiare le differenziazioni. Però è anche vero che questa situazione qui ci ha un po' scioccato a tutti, anche le istituzioni. Io non sono... Ti fermo perché non è tanto un giudicare il governo o i governi, no, il mio è proprio una riflessione più generale sull'umanità. Cioè, secondo te l'umanità, diciamo, è pronta, almeno quella che conosciamo, un pezzo di umanità che conosciamo, è pronto a essere responsabile o appunto, non avendo avuto certi processi educativi, oggi è necessario trattarla un po' da bambino, ecco. No, allora io sono sempre per il rischiare, quindi rischiare di fare la cosa più giusta. Io ho imparato con i bambini che ogni volta che tu pensi che loro non ce la fanno, ti stupiscono. Quindi credo che dovremmo uscire un po' da questa dimensione di sottostimare, sottovalutare soprattutto quelli che sono le nostre capacità. Certo, anche la stupidità umana è qualcosa che non va sottovalutato. Assolutamente. E quindi, come al solito, è sempre un po' ambivalente questa domanda che mi fai, Dani. Io, col senno del poi, ti dico è andata così. Io spero vivamente però che da questa situazione qui noi non ne perdiamo la memoria
e come popolo e come persone prendono le decisioni, anche come persone che subiscono le decisioni, siamo tutti un po' più attenti. Dove ti trova Dani chi vuole seguirti? Allora, su Facebook, sulla pagina Scuole del Mare e del Bosco, il sito Scuole Naturali, Associazione Manes, io sto in giro di Bosco e di Riviera. Un po' ovunque, perfetto. Grazie Danilo, saluto tutti e tutte. Noi ci ritroviamo martedì prossimo, sempre alle 19, con una nuova puntata di Matrix dentro di noi. E vi ricordo che su italiachecambia.org tutte le mattine trovate la fantastica rassegna stampa di Andrea degli Innocenti, che commenta e ci aiuta a comprendere le notizie del giorno e, come dice sempre lui, per ricordarci che chi si rassegna è perduto. Un'altra informazione possibile su Italia che Cambia, faticosamente cerchiamo di produrla, mai come oggi crediamo, e questo è il tema, con questo voglio chiudere, che davvero un altro immaginario sia fondamentale per muovere l'umanità, e quindi vi invitiamo a seguirci e a promuovere e soprattutto a combattere contro la Matrix che è dentro ognuno di noi. Grazie e ciao a tutte e tutti. Ciao.